chiedere, perché molte volte noi, per esempio, di Libera ci troviamo in alcuni convegni anche ad essere spinti a riflettere su questo, e quindi insomma. La domanda è intrigante. Io parto da una constatazione che ho fatto anche quando molte volte ci siamo riuniti, ci riunivamo spesso quando io facevo parte della DDA e anche quando ci facciamo le riunioni con i sostituti all'interno della procura di Lucina, proprio per affrontare i fenomeni. Quando si affronta un fenomeno, soprattutto quando si affronta un fenomeno criminale che è complesso, che è irriducibile, che è violento, che è rozzo e che soprattutto è segreto, perché un'associazione criminale è un'associazione segreta, poi dobbiamo partire anche da questo dato, il problema principale e il metodo principale da affrontare è quello di avere una strategia per poter combattere questo fenomeno. Quindi darsi un metodo. Io credo che ciò che forse non sia, quello che non sia ancora coltivato è la invenzione di un metodo globale, strategico per affrontare questo fenomeno. Guardate che ancora oggi non c'è. Se questo governo in carica non dice una parola sul fenomeno delle mafie, è un problema. Se il fenomeno delle mafie si deve ridurre soltanto a citare la presenza di Raffaele Cantone o la presenza di Nicola Gratteri all'interno di una commissione sedicentemente formata che possa dire qualcosa per combattere le mafie, significa che forse abbiamo perso la bussola, o che forse vogliamo dire soltanto una notizia per accontentare i cittadini, per accontentare il consesso sociale, per non affrontare. Anche perché io qualche riserva sulla composizione di chi deve poi suggerire degli strumenti ce l'ho, perché Raffaele Cantone, per carità, conosce benissimo la mafia dei Casalesi, la cosiddetta camorra dei Casalesi, l'altro conosce la 'Ndrangheta, ma gli altri fenomeni stanno a casa. E già questo depone per la scarsa considerazione che si ha non solo del fenomeno, della storia del fenomeno, di questa Italia travagliata, che forse effettivamente la Puglia nella cartina geografica del peso che conta e delle figure Panini che contano nell'ambito dell'album fotografico ha un peso scarsamente rilevante, che si riduce ad un peso scarsamente politico, che forse qualche politico non batte più risultati. E allora, signore, tutto si riduce ad un problema di priorità. È prioritaria la lotta alla mafia. La vogliamo fare la lotta alla mafia. Guardate che tutte queste cose si riducono sensibilmente nell'ambito di quello che è una sfaccettatura del problema della lotta alla mafia, che è rappresentata dalla lotta giudiziaria alla mafia, che è una sfaccettatura del problema. Nessuno pensa di poter risolvere la lotta alla mafia, che è una missione risolvibile nei confronti, se questi sono i tempi biblici, se questi sono i tempi pachidermici con cui affrontiamo i problemi, con la semplice remissione della sentenza, che serve soltanto a creare uno iato che dura 10 anni, che poi viene riempito da altro. Il problema non sono gli uomini di questa mafia, il problema è la mafia degli uomini. Poniamo un po' i problemi all'inverso, perché forse troviamo un barlume di luce. Questo accade anche nelle direzioni che devono fare strategie, che sono ridotte all'osso. La DDA di Bari non ha risorse per poter affrontare un discorso strategico. Ma anche perché sintatticamente, quando interviene l'autorità giudiziaria, quando il fenomeno che è già avvenuto, ad omicidio avvenuto, Notizia di reato. Che può essere anche diverso, che può anche essere, che cosa voglio dire? Io mi sono sempre battuto, non perché voglio fare il primo della classe, perché voglio fare l'ultimo della classe, però prendere la parola da ultimo della classe, che qualcuno mi stia sentendo. Nel senso che non, purtroppo, il metodo giudiziario è stato il metodo di rincorrere i cadaveri quando avvenivano, quando erano sul selciato della strada, quando c'era il sangue buttato per terra, quando Ciavarella beveva il sangue del suo nemico, quando gli strappava il cuore. Soltanto allora si era in presenza di una situazione necessaria, indefettibile, necessitante, cogente, in cui bisognava intervenire. Abbiamo perso tempo a rincorrere latitanti di quattro gradi. Abbiamo
abbiamo impiegato risorse dello Stato che potevano essere impiegate per altro, per rincorrere i fenomeni di criminosità di macro criminosità complessa come quella che si stava ramificando a Foggia. Ma scusate signor, ma io torno un po' al concreto, perché mi sono stancato di più le cose astratte. Ma ci rendiamo conto che a Foggia c'è stata la mattanza dei vecchi capi della mafia foggiana, che uno non è stato ancora identificato come essere l'autore o il mandante. Ma quando cambieremo la giustizia? Questo succede solo a Foggia. Ma quando cambieremo? Hanno ucciso Spiritus, Franco Spiritus, hanno ucciso Bernardo, hanno ucciso Giosuè Rizzi. La morte di Giosuè Rizzi è una morte da carne, da 90. Se fosse accaduto in qualsiasi parte d'Italia ne avrebbero parlato per 4 mesi, avrebbero mandato l'esercito con le tute mimetiche, fucili, mitragliatori caricati direttamente da un colpo di gatto. Non è successo. Abbiamo quindi messo al riparo una stagione di mafia dove i giovani hanno vinto le confronti di tutti e che oggi come oggi sono tutti liberi. Io quando nel 2004 facciamo quella bella operazione del dottor Messina, l'operazione Poseidone, dopo quell'operazione mi ritrovo oggi, l'altro giorno, mi vedo tutti quanti in libertà, ma stiamo sempre a rincorrere gli stessi. Ma quando finirà questa storia? Ma avete detto io il giornale stamattina che cosa sta accadendo a Manfredonia? Sì. Manfredonia? Cioè, sì, il boss che si chiama Francesco Giannella, che ha 31 anni e che ha fatto ciò che ha fatto, con una, io nell'ultimo capitolo ho scritto questa cosa, ed è veramente un capitolo che è molto interessante, insegnava ai suoi adepti che avevano 21-22 anni a sparare e addirittura si permetteva il lusso di cercare per la strada Ricucci, un post da calibro da 90 della mafia Gargano. Se l'avessi ucciso si sarebbe scatenata una guerra inutile che non avrebbe toccato lui, ma avrebbe incendiato il Gargano senza colpo ferire. Ma quel 31enne, come è nato? Possibile che non ci sia stato mai un fascicolo presso la procura di me? Possibile che nessuno se ne sia ricordato? Possibile che dobbiamo stare ancora a piangere le 4 vittime? Uccise per la strada e torturate prima di essere uccise, con un sadismo da film dell'orrore, da serial killer e ferrato. Queste cose accadono anche a San Marco in Lamis. Chiediamoci che cosa sta succedendo da parte di tale socio di San Marco in Lamis, che è il vero boss della mafia garganica, che cosa sta creando e che è libero. Guardiamo che cosa è accaduto il 7 maggio 2013, non ne ha parlato nessuno, hanno minacciato di morte il mio sostituto Marangelli in udienza, lo hanno minacciato di morte soltanto perché fa il suo dovere contro il clan Cianicola Ricci, che ha avuto anche l'avallo di qualcuno. Ma stiamo scherzando, ma in quale società viviamo? Stiamo sempre a rincorrere queste cose che si moltiplicano. Foggia ha avuto un fenomeno che è unico non solo nel panorama mafioso della criminalità organizzata in nazionale ed internazionale, è unico. Voi sapete la questione della lista? Vi spiego che cos'è la lista. Nel 2004-5 io si pentì Antonio Catalano era uno dei boss emergenti di fascia immediatamente inferiore a quella dei grandi boss della mafia foggiana, Scioglio, Sinisi, Francarilla e quanti sono oggi come oggi maggiorenti della mafia precaria secondo le cronache giudiziarie. Catalano raccontò dell'episodio della lista. Disse: dottore, chi comanda a Foggia deve necessariamente avere la lista. Disse: scusi, che cos'è la lista? Cioè, la lista è composta da due parti, da un elenco di nominativi di gente che bisogna pagare per il proprio sovvenzionamento in carcere, perché siccome fa parte del corso della mafia, è arruolata, ne fa parte, bisogna necessariamente che sia pagata. Per cui si paga necessariamente la famiglia porta in perugia. E dall'altra parte invece c'è la lista degli estorti. C'è questa lista per cui bisogna prendere necessariamente, ci sono dei nominativi che pagano mensilmente, ogni 6 mesi,
addirittura alcuni fanno una rata unica per tutto l'anno e quindi sono rateizzati. Quindi funziona quasi come un ministero delle finanze, dove ciascuno paga la sua tassa. Questo è lo Stato all'interno dello Stato. 2004. Per cui diceva, e dicevo, ma perché si scatena questa guerra? Dice no, la guerra è soltanto una guerra, perché noi vogliamo chiamarla guerra. In realtà questa lista è una sorta di documento ecumenico, per cui si pagano tutti, il vincitore, quello che oggi dirige, il clan che dirige la mafia carcarica, paga tutti quelli che sono in carcere, paga pure i nemici, paga pure la famiglia di quelli che ha sterminato. Vedete quale paradosso stiamo? Cioè paga tutto, perché lui è il Dio del tutto. Cioè questo è veramente un unicum estremamente interessante, anche dal punto di vista sociologico, se uno volesse fare un particolare approfondimento. Proprio perché non si lasciano per strada nemmeno i nemici, salvo che appena esci dal carcere ti possa ammazzare. C'è una logica tribalica, chiamatela come volete, appartenendo a qualche tribù dell'Africa lì, esiste. Ed è quello che caratterizza questa città. Per cui, trovando questa lista, necessariamente si può trovare chi regge le file dei clan all'interno della città di Foggia. Queste sono le profonde contraddizioni, le profonde caratterizzazioni. Io penso che per me l'impegno deve essere raddoppiato, triplicato, quadruplicato, però deve essere un impegno razionale, deve essere un impegno strategico. Questo è un impegno che abbia a cuore le priorità. Noi non possiamo fare il fascicolo che capita, noi non possiamo trattare il fenomeno che ci viene portato come notizia criminis all'attenzione. Mi sono sempre battuto perché questo serve a poco, non serve rincorrere per 10 mesi bacini, sprecando risorse a mio avviso sul territorio, anche se con un grande esito, quello di catturarlo e assicurarlo alle patrie galline. A mio avviso, se si fossero investite quelle stesse risorse nel costruire efficaci 416 bis per catturarli, per mandarli in galera, avremmo tratto beneficio. Perché? Perché soprattutto qui si pensa al fatto che dobbiamo trovare i soldi, dobbiamo trovare le ricchezze. Queste non sono mafie di soldi e di ricchezze, diventano mafie di soldi e di ricchezze. Sono mafie che controllano il territorio. Controllare il territorio significa controllare tutte le risorse del territorio. Le sociali, le politiche, le educative e soprattutto, da ultimo ma non fa mai male, le economiche.